Ciao ragazzi, oggi voglio raccontarvi una storia, a detta di molti una storia vera, quella di un videogioco arcade lanciato presumibilmente nel 1981, ma la cui esistenza non è mai stata provata. Si dice infatti che questo arcade apparve per la prima volta in alcune sale da gioco di Portland e che vi rimase per circa 2 mesi, per poi essere ritirato dal mercato senza lasciar traccia. Perché un videogioco dovrebbe essere fatto sparire dalla circolazione? Nel video di oggi te lo spiegherò. Ecco quindi il mistero di Polybius, un oscuro videogioco. Secondo la leggenda, come dicevamo, agli inizi degli anni 80 a Portland apparve un arcade dal nome Polybius, fabbricato da un'impresa chiamata Sinneslöschen, in tedesco perdita dei sensi. Nel gioco il giocatore doveva controllare una navicella che sparava ad una serie di nemici. La sua particolarità principale, però, sembrava essere quella che il joystick non controllava direttamente la navicella, ma lo schermo attorno alla stessa. Quindi il giocatore ruotava lo schermo attorno alla nave per colpire i nemici. Insomma, per quell'epoca il gioco rappresentava una gran rivoluzione in termini di giocabilità. Da quel che si dice, in poco tempo il videogioco diventò popolarissimo. Era normale fare lunghissime file per giocarci. Tuttavia, quello che sembrava un arcade come gli altri nascondeva un segreto. Si iniziò a parlare di una serie di effetti indesiderati che il gioco provocava a un certo numero di giocatori, come nausea, tic nervosi, allucinazioni auditive e, nel peggiore dei casi, attacchi epilettici. Dapprima si pensò che questi effetti fossero provocati dalla grafica troppo luminosa e dalle luci intermittenti, quindi un semplice caso sfortunato, ma in breve si iniziò a postulare che questi effetti fossero in qualche modo voluti, che il gioco quindi dovesse provocarli. Fin qui potrebbe sembrare un caso come gli altri. Si sa che le luci intermittenti possono causare problemi a persone epilettiche o fotosensibili, ma la leggenda di Polybius non si ferma qui. In effetti, si iniziò a parlare anche di una serie di messaggi subliminali che il gioco conteneva. Frasi come «senza immaginazione», «senza pensiero», «conformati», «onora l'apatia», «non mettere in questione l'autorità», «arrenditi» e addirittura «ucciditi». Altri ancora parlano di voci o lamenti che era possibile sentire mescolate ai suoni e alla musica del gioco, oppure di veder scorrere sullo schermo fotogrammi in cui venivano ritratti volti scheletrici, fantasmi. Altra caratteristica misteriosa era il fatto che il videogioco in un primo momento provocasse gran dipendenza, per poi generare una sorta di rifiuto, di odio verso lo stesso. I giocatori dimenticavano poi in cosa consistesse, fatto che a detta di molti spiegherebbe il perché non esistano testimoni attendibili che ricordino di averci giocato e che lo possano provare. Per ultimo, la leggenda dice che ogni volta che le sale da gioco stavano per essere chiuse, 2 uomini neri entravano nella stessa per parlare con il proprietario e segnavano su un quaderno gli effetti che il gioco aveva provocato durante la giornata. Quest'ultimo punto fu quello che fece nascere un sospetto che ancora oggi viene discusso ampiamente, ossia che Polybius fosse stato creato dal governo degli Stati Uniti come strumento di controllo mentale sulla popolazione più giovane. La leggenda racconta anche che un giorno i 2 uomini dimenticarono di uscire dal menu della macchina e che sullo schermo erano visibili parametri come persone con incubi, terrori notturni, amnesia, allucinazioni e messaggi subliminali. Per finire, la stampa di Portland avrebbe iniziato a parlare del caso di un giocatore che soffrì un attacco epilettico così grave da portarlo alla morte. Il giorno dopo, degli uomini si sarebbero recati in tutte le sale da gioco dove Polybius era installato e avrebbero ritirato le macchine. Da quel momento di Polybius non si sarebbe saputo più nulla. Allora perché questa storia sarebbe arrivata fino a noi? È presto detto. Il 20 marzo del 2006, un uomo dal nome Steven Roach creò un tema sulla pagina web coinop.org, raccontando la sua relazione con Polybius, con l'intenzione di denunciare giochi di questo genere.
affermava di aver lavorato per un'impresa che voleva lanciare sul mercato un gioco simile, pensato per creare una gran dipendenza. Ma un errore nella programmazione della grafica avrebbe reso il gioco pericoloso, esattamente come Polybius. Quindi l'impresa avrebbe messo da parte il progetto. Tuttavia, in aprile del 2009, Duane Wetherall intervistò Stephen Roach e scoprì che la sua storia era falsa. Conteneva troppe contraddizioni. Questo non vuol dire però che quella di Polybius fosse da mettere in discussione. Sia come sia, scoprire la bugia di Stephen gettò ombra anche sulla storia dell'arcade del 1981. Da quel momento, quindi, il tema ritornò in voga e se ne parla ancora adesso. Allora da dove veniva davvero la leggenda? Un buon numero di persone dicono che si tratti semplicemente di una storia inventata, pubblicata su Usenet. Alcuni blogger ipotizzano che sia stata creata a seguito del lancio del videogioco Tempest, un arcade molto simile a Polybius. Tempest, infatti, era stato responsabile di attacchi epilettici in alcuni giocatori, quindi Polybius diventava uno strumento di protesta. Ad ogni modo, esistono alcune persone che affermano di possedere il gioco, ma nessuna di esse ha voluto renderlo disponibile per una verifica, situazione tipica di chi sta mentendo. Quindi questo arcade è davvero esistito o si tratta di una leggenda urbana? Sebbene un buon numero di persone potrebbe contraddirmi, personalmente credo che un gioco simile possa essere esistito, ma che l'idea cospirativa che lo vede uno strumento di controllo mentale del governo statunitense non possa essere creduta. Sia come sia, questo arcade ha avuto una presenza enorme in serie televisive, film, eccetera, soprattutto in America. Per esempio, in un episodio di Simpson, dove in una scena appare una macchina arcade, e sulla parte frontale della stessa possiamo leggere le parole «proprietà del governo degli Stati Uniti». Sappiamo che nei Simpson è possibile trovare molto spesso riferimenti a fatti, situazioni e persone a mo' di denuncia, anche se in questo caso è più probabile che si sia voluto fare riferimento alla leggenda urbana. A questo punto, però, lascio la parola a voi. Avevate mai sentito parlare di Polybius? Siete anche voi dell'idea che si tratti di una semplice leggenda urbana? Oppure credete che possa in qualche modo essere una storia reale? Fatemelo sapere in un commento. Prima di finire, vi comunico che se questo video dovesse arrivare a 10.000 like, ne preparerò uno nuovo in futuro, in cui vi racconterò qualche altro mistero correlato a un videogioco del passato oppure del presente. Se vi piace l'argomento, non dimenticate di lasciare il vostro like. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.